Unboxing di notte, tanta roba. Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video su Strixana e benvenuti in questo nuovo video di unboxing in notturna stavolta. Infatti sono 1:30 di notte, sono tornato da una festa di compleanno, infatti sono anche vestito tutto chic. E andremo a fare l'unboxing dell'ultimo pezzo che mi mancava per la mia scrivania, per il mio room setup, per la mia postazione. La tastiera. Una tastiera Corsair Strafe RGB. Adesso non mi ricordo bene se c'è anche la versione senza il tastierino numerico a fianco. Comunque questa è la versione con più tasti, perché ho visto che per esempio la Cooler Master fa la L, la M, la S delle Master Keys Pro. E la L c'ha tastierino numerico e frecce, la M c'ha solo il tastierino numerico senza frecce e la S c'ha solo le frecce. Non so se anche per la Corsair vale questa cosa della L, S ed M come taglia di tastiera. Comunque tastiera completamente meccanica con tasti Cherry MX Brown. Ero orientato sui Cherry MX Blue, però visto che alla fine facevano troppo casino, a me bastava avere una tastiera meccanica con feedback tattile, e i brown sono quelli più simili alla tastiera che ho lì davanti. La sensazione è quella, a me andava bene quella, quindi ho scelto questa tastiera sia perché è RGB. Io adoro l'illuminazione RGB su tutti i pezzi e le periferiche del PC. Sono troppo curioso adesso di aprirla perché voglio vedere com'è questa super tastiera. Quindi con il mio bel cutter andiamo a tagliare i sigilli qui, senza tagliare la scatola. Si apre da qui sopra. Allora apriamo qui la scatola. Wow, pesa un sacco, non l'ho detto, ma questa tastiera pesa un sacco. Allora, qui davanti troviamo la Warranty Guide, l'apriamo dopo. Poi qui ci sono i tasti sostitutivi del MOBA ed FPS. Infatti, come dicevo, ci sono sia il WASD qua e sia QEDVFR. Non so a cosa possano servire questi tasti. E qua c'è la chiavetta, questa tonda qui con i due pezzi di plastica attaccati, che serve a rimuovere i tasti dalla tastiera nel caso volessimo cambiarli. La metto così, così si vede. Allora, togliamo intanto questa, la tastiera. E che cazzo, madonna, tu hai preso USB A. C'è un cavo che è grossissimo. Tanto qua si sono anche staccati dei tasti, però penso sia normale, cioè sono tasti che non sono fissati proprio alla tastiera. E qui c'è il supporto per i polsi. Morbido, non è morbido, è solo un po' gommato, niente di più. Qui dentro non c'è più niente, quindi la teniamo qui la scatola. Allora guardiamo la Warranty Guide, se c'è qualcos'altro qui dentro oltre alla Warranty Guide. Non penso, anzi sì, ce n'è due infatti. Guida introduttiva, guida introduttiva scritta in un po' tutte le lingue, che penso poi ci siano scritte le stesse cose che ci sono scritte sulla scatola. Però visto che c'ha due porte USB per attaccarla al PC, devo leggerla questa per vedere come si attacca. Andiamo a vedere, la Warranty Guide non ci interessa. Apriamo questo perché so già che lo metterò. Sì, è solo un po' gommato, ma non è morbido come c'è scritto lì. Però è sempre comodo. Ma andiamo al pezzo forte adesso. Azzo, i tasti, non vi perdete tasti. Ecco i Cherry MX Brown. Non so se si vedono. Brown. Aspettate che rimonto questi tasti perché non si può vedere la tastiera così. Giusto, da notare anche il layout italiano. Si riconosce dall'invio grande due tasti e dalle lettere accentate qui. La volevo per forza layout italiano perché gli altri layout non li sopporto. Oh, pesa davvero tanto questa tastiera, raga. Montiamo anche il supporto per i polsi qui. Come si mette questo? Penso così. Ah, ecco qua. Balla un po', ma tanto sarà appoggiata e non si muoverà più. Che bel rumore che fa. Mi dispiace aprire sta bustina perché alla fine qua dentro ci sono solo tasti da cambiare e la chiavetta per rimuovere i tasti. Ma i tasti si rimuovono anche a mano, cioè è facilissimo togliere i tasti sulle tastiere meccaniche, almeno con i tasti Cherry MX. Quindi dai, non li sto ad aprire questi, non mi dispiacerebbe. Qua dietro questa tastiera c'ha una presa USB qui, che penso serva per attaccare il mouse alla tastiera invece che al computer. Adesso io però voglio sapere a cosa servono questi cavi qui, questi due cavi. Allora, uno c'ha il simbolo della tastiera in cima, che è cavo di connessione USB, quindi questo va al computer. Quest'altro, che ha due frecce, cavo pass-through USB,
che non so proprio, non ho proprio idea di cosa sia. E dovrò cercare il supporto su internet. Adesso però la monto e vediamo la porca figura che farà con tutta questa illuminazione LED. Allora, raga, ho capito a cosa servono quei due cavi USB della tastiera. Allora, uno è della tastiera, cioè si attacca al computer per far funzionare la tastiera e anche i LED. L'altro cavo, quello pass-through, serve a collegare la presa USB dietro la tastiera, dietro al computer. Praticamente è una prolunga che porta la presa USB dietro al computer dove è attaccato quel filo, dietro alla tastiera. È come avere la porta USB dietro al computer, dietro alla tastiera. Ed è molto utile quando hai chiavette USB oppure cellulari, roba del genere, attaccarla dietro alla tastiera senza andare a scancherare dietro al computer per inserirle, a perdere tempo a cercare il verso. Qui la metti qua dietro, è già fatto, già pronto, passi tutti i file, è molto comoda ed è una furbata, ci può attaccare anche il mouse, una furbizia assurda. Però, raga, non ho parole, è bellissima sta tastiera, l'ho appena montata, qui davanti ho già impostato la mia illuminazione preferita, ma guardate qui. Questa è la mia illuminazione preferita, praticamente cambia il colore ogni tot di tempo, ma con questa particolarità qui. Vedete quelle onde? Ad ogni pressione del tasto parte un'onda, sia bianca e sia verde, che qui in questa postazione, in questo computer e in tutto, in questa camera, verde e bianco sono i più diffusi. Questa tastiera spacca troppo il culo. Però vi faccio vedere anche degli altri effetti. Questo qua è onda bicolore, cioè questo qua è cambio colore, mettiamo arcobaleno spirale. Questo è arcobaleno spirale. Onda arcobaleno, come prima, ma invece di andare in cerchio va da sotto a sopra. Questo è visore. Questo è pioggia. Questo è brutto, non mi piace. Cambio di colore, che è quello che ho io. Questo è colori pulsanti. Praticamente fanno, pulsano, cioè si accende e spegne la tastiera. Onda bicolore, questa qua. Di sera è meglio usare un effetto di illuminazione che prende tutta la tastiera, non così. Questo è tasto singolo. Si illuminano i tasti che premi. Metto breve il tempo. Si può anche regolare la durata dei tasti. Questo è pressione tasto increspatura. Questo qua è bellissimo. Spacca troppo il cuore. Questo qua è fantastico. Visualizzatore playback void, che non so cosa sia, secondo me va in base alla musica che c'è. Visualizzatore microfono void in base al livello del microfono che abbiamo attaccato al computer. Colore statico, che qua si può impostare, praticamente è monocromatica la tastiera con un solo colore. E per ultimo legame di luce, che non ho ancora capito a cosa serve. Qua c'è arcobaleno a spirale, ma si possono impostare tutti gli effetti di prima, ma non so proprio a cosa possa servire legame di luce. Adesso rimetto il mio effetto di prima, che è cambio colore con colori casuali e pressione tasto increspatura con colori alternati, verde e bianco. Questo è il mio effetto preferito, che c'è l'onda bianca e verde e i colori dietro che cambiano continuamente. Qua c'è anche il tasto di accendi e spegni effetto. Comodità. Quanto può spaccare sta cosa? Cioè, è fantastica, è troppo bella, cioè non ho proprio parole. Sono super strafelice, non potete capire. Altro da dire non ce n'è. Se non ancora che questa tastiera mi piace un botto, è fantastica proprio. Mi piacerebbe impostare un tasto per cambiare gli effetti, però mi devo documentare bene su come fare. Ma l'importante è averla. Vi lascio anche il link in descrizione di Amazon di questa tastiera qui, in caso vi interessi. Visto che questo adesso era l'ultimo pezzo, l'ultimo hardware e l'ultimo componente che mi mancava per completare la mia postazione, al raggiungimento dei 100 iscritti farò il room setup con tutta la mia attrezzatura, tutti i miei componenti nel computer, tutte le cose che uso per editare i video e registrarli. Quindi sotto con le iscrizioni, con i mi piace, condividete e vi svelerò tutti i segreti della mia postazione. E se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, iscrivetevi, commentate, condividete, lasciate un bel pollicino in su e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! Da 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 da